Dite la verità, non avevate mai sentito parlare di William Hogarth? Ci credo, perché essendo un pittore del Settecento che ha operato prevalentemente in Inghilterra e a Londra, difficilmente le sue opere e le sue gesta sono conosciute, diciamo, nella cultura generale di un altro paese. Qua invece in Inghilterra ovviamente è molto famoso. Io mi trovo a casa sua, una casa di 300 anni, nel quartiere di Chiswick. Chiswick si trova nel west di Londra, all'ovest di Londra, diciamo sulla linea che va verso l'aeroporto di Heathrow. Questo è il borough di Hounslow. E accanto, il rumore che sentite è una grande arteria di collegamento, per cui questa strada, questa casa che prima era nel mezzo della campagna, adesso si è ritrovata ad essere proprio sulla strada principale. Perché William Hogarth? Perché sono qua? Io sono un'ammiratrice delle sue opere, perché sono un po' anticonvenzionali rispetto a quello che hanno fatto gli altri suoi contemporanei. William Hogarth era un incisore ed era anche un pittore, principalmente era un pittore, insomma, quello che gli dava da mangiare soprattutto era la pittura. Infatti era il pittore di corte di Giorgio II, perché appunto lui è vissuto in epoca georgiana, proprio dentro il Settecento, proprio tutto all'interno del Settecento, quindi piena epoca georgiana. Però era quello che si definisce oggi un personaggione, perché ha fatto un sacco di cose interessanti, ma soprattutto era un uomo con un grande senso dell'umorismo, che faceva satira, che si occupava di costume e società, che ha fatto delle battaglie importantissime e che faceva anche beneficenza. Ora vi faccio fare un giro qua nel giardino. Io sono accanto a questo albero di gelsi. E lui e la moglie facevano queste torte con i gelsi e le portavano all'orfanotrofio. Questo è il Foundling Hospital, che si trova a Coram Fields, vicino a Russell Square, in centro a Londra. Però sono interessantissime alcune cose che hanno anche precorso i tempi. Venite, vi porto in casa, vi faccio vedere qualcosa, vi dico, racconto qualcos'altro di William Hogarth, nella speranza che vi interessi e che magari la prossima volta veniate a cercare le sue ombre. Allora, entriamo e vi porto nella... l'entrata è gratuita qua in questo casa museo, quindi ci sono tante persone, perché oggi è weekend di bank holiday, quindi ci sono tanti visitatori. E vi faccio vedere qua la casa di William Hogarth. Allora, questo era un uomo che gli piaceva mangiare, gli piaceva socializzare, e faceva parte della sublime società della bistecca. Era un massone. Poi... fra l'altro fu quello che si adoperò per rispettare i lavori degli artisti, quindi quello che si adoperò per fare costituire il copyright, famigerato copyright che ancora oggi lega i lavori degli artisti. E questa è una scultura che lo raffigura. Come vi dicevo, lui è un artista molto famoso. Adesso saliamo al primo piano. Un artista molto famoso perché appunto dipingeva per il re, però le cose per le quali veramente vale la pena di scoprire di più sono una serie di disegni satirici che adesso vi faccio vedere. Qua ci sono delle riproduzioni, ovviamente. Sono questi qua. Questa è una serie che purtroppo sono rimasti soltanto
queste le engravings, come si chiamano, le incisioni, perché erano pure dipinti, no? E questa è appunto una serie di racconti, diciamo. Ecco perché è stato l'inventore della comic strip, perché lui ha fatto questi racconti sequenziali che parlavano della storia di una persona, quindi era un racconto fatto per immagini, quindi ecco perché è considerato il precursore della comic strip, quello che l'ha inventata. E questi disegni, quelli che sto guardando, che però c'è un riflesso antipatico, quindi non so se si vedono bene, il racconto della vita o di come una ragazza di campagna è diventata una prostituta, quindi The Progress of an Harlot, quindi la ragazza di campagna che arriva da York e viene subito adescata da una donna, da una maitress, e già viene adocchiata da un ricco signore, poi la sua carriera come prostituta, la prigione, la malattia, di sifilide ovviamente, e la morte. Quindi si è occupato appunto di strisce satiriche come queste. E un'altra sequenza famosissima è questa, i progressi di una canaglia, e i dipinti sono conservati nel museo di Sir John Swain, quello che c'è in Lincoln's Field. E questo invece è appunto il figlio di un giovane mercante che spende, spande, però poi perde tutto al gioco. Allora, per riguadagnare qualcosa, guardate, sposa con una anziana e bruttissima signora, però nonostante tutto non perde la sua i suoi vizi, e continua fin tanto che non viene rinchiuso in prigione, e alla fine finisce al manicomio a Bedlam. Un'altra delle campagne, delle lotte che fece William Hogarth, questa è un'altra stanza, e che diciamo criticò molto, ecco, questa è la sequenza, è il cosiddetto mariage à la mode, che sono i matrimoni di convenienza che erano quelli in voga nel Settecento, nel senso che c'erano questi match cosiddetti tra le famiglie, senza considerare i sentimenti soprattutto della giovane sposa, per cui questi generavano delle unioni infelici e con delle conseguenze a volte drammatiche, molto tragiche, perché quello che racconta in questa sequenza è la storia di una coppia, la moglie prende un amante, il marito scopre l'amante, li scopre, l'amante uccide il marito, e però l'amante viene condannato a morte, impiccato a Tyburn, per l'uccisione di questa persona, per cui una grande tragedia. Ed era una delle battaglie appunto di William Hogarth, quella di scoraggiare questo tipo di unioni. Quindi, ecco, qua ci sono altre immagini che raccontano un po' la storia della casa, dei passaggi di proprietà della casa, che insomma sono molto relativamente interessanti. La figura centrale è quella di questo artista che ha abitato qui per tantissimo tempo. Pensate che lui ha comprato questa casa perché nell'estate abitava a Londra, e ci fu una grandissima ondata di caldo, per cui decisero lui e la moglie di acquistare una casa in campagna dove potevano avere un po' di sollievo dalla calura. E insomma, questa è bellina, questa è la storia di Hogarth, è interessante, andate a cercarlo, cercate i suoi disegni, alcuni dipinti sono nella National Gallery, e insomma, una figura importantissima.
Io spero che questa breve visita vi sia piaciuta, a me moltissimo, perché come vi ho detto io sono William Hogarth e sono venuta qua di proposito per vedere queste cose. Fra l'altro, siccome frequento anche spessissimo il museo di Sir John Soane, avevo visto questi suoi, queste sue incisioni e le ho apprezzate moltissimo. Ora chiaramente qua sono più raccolte tutte messe insieme, quindi danno un effetto ancora più interessante. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e spero che, insomma, vi sia piaciuta la trasmissione. Ciao ciao!